L'ultimo treno per le aree interne corre su due binari, quelli dell'alta velocità Napoli-Bari e su fibre ottiche all'avanguardia. Solo così lo sviluppo delle aree interne può sperare in una ripresa. Ecco perché digitale e trasporti sono fiamme di speranza da alimentare senza farsi trascinare da lungaggini burocratiche e sprechi di fondi. Evidenzia il vescovo di Benevento, Felice Accrocca, al forum delle aree interne in corso nel capoluogo Sannita e animato dallo stesso presule e dai colleghi vescovi delle diocesi di Irpini e Sannio. Abbiamo avuto l'opportunità di un confronto con i vertici di Rete Ferrovie Italiana e Rete Ferroviaria Italiana e con Open Fiber, quindi la velocità su ferro che è essenziale per spostare diciamo velocemente per la mobilità di persone e merci, e la velocità digitale. Molte volte in certe situazioni alcune lentezze burocratiche hanno favorito la morte di certe realtà. Durante i lavori del forum, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Giampiero Strisciuglio, ha garantito il rispetto della tabella di marcia dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari, con la partenza dei primi convogli nel 2025. Le stazioni delle aree interne, Benevento e Grotta Minarda, saranno due snodi fondamentali. Con questa infrastruttura, ha detto Strisciuglio, Bari e Roma saranno collegate in sole 3 ore, Bari e Napoli in 2. Inoltre, i cantieri che sono in corso attualmente vedono impegnate circa 7.000 persone per la realizzazione di tale opera. Possiamo, diciamo così, invertire la tendenza solo se impariamo a fare rete, a unire le forze, perché da soli non andremo da nessuna parte e cedere alla tentazione di sganciarci per correre per conto proprio poi è l'anticipo per un suicidio collettivo.